Il presidente della Regione Renato Schifani interviene a seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legge per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Schifani afferma: accogliamo con grande apprezzamento e soddisfazione il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sul ponte dello Stretto, un'opera strategica che da sempre la Sicilia e i siciliani ritengono fondamentale per eliminare il divario tra nord e sud e che permetterà alla nostra isola di avere finalmente un collegamento diretto con l'Italia e il resto dell'Europa. Naturalmente al ponte va associato il potenziamento complessivo delle reti viarie e autostradali ad esso connesse e la realizzazione di infrastrutture di supporto che sono necessarie. Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Ministro Matteo Salvini per aver portato avanti con grande determinazione e ferma volontà uno dei punti fondamentali del programma di governo nazionale ed anche regionale. E ascoltiamo in proposito lo stesso Matteo Salvini. Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere, questo Consiglio dei Ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo, con 140.000 tonnellate di CO2 non più emesse nell'aria e acqua più pulita, lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni, un'opera assolutamente sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane ed internazionali, soprattutto un modello dell'Italia che ci crede, che cresce, che lavora. Stiamo sbloccando cantieri ovunque, avremo l'alta velocità in Sicilia, in Calabria, e il ponte a campata unica più bello, più sicuro e più green di tutto il mondo.